Reinventi 2022, settima edizione, sempre dedicati all'innovazione del terzo settore del mondo non profit. Siamo qua in più di 200, sarà una giornata ricca di interventi, di idee, di emozioni, anche di musica. Non vediamo l'ora di viverla tutti insieme. Sono venuta qui a Reinventing come moderatrice di una tavola rotonda. Il tema è il fundraising tra presente e futuro. E mi interessa particolarmente questo argomento, mi occupo di terzo settore e non profit. D'altra parte, proprio oggi abbiamo avuto testimonianza dell'importanza delle ONG e del terzo settore. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a due ONG, una russa e una ucraina. Oggi più che mai è necessario che il terzo settore diventi veramente il terzo pilastro tra Stato e mercato. Per farlo ha bisogno di una raccolta fondi che sia efficace, che sia efficiente e che sappia andare al cuore delle questioni di questo tempo. Ciao, sono Valeria di Rete del Dono. Oggi insieme a Doctra, Daniele Gueli, abbiamo presentato la nostra ricerca qualitativa sull'ingaggio del donatore, come coinvolgere al meglio il tuo donatore. È stata un'ottima opportunità per coinvolgere le best practice, ovvero relazione, interazione e coinvolgimento. Le no profit sono cambiate tantissimo durante la pandemia con la guerra, ma sono cambiate perché il mondo è cambiato, il contesto in cui viviamo è cambiato, e quello che abbiamo fatto oggi è stato raccontare questo mondo e come appunto tutto il no profit si è adattato per aiutare. L'Ordine di Malta è un'istituzione fondata oltre 900 anni fa e specializzata proprio nel portare aiuti in momenti di crisi e di emergenze, per cui la crisi pandemica prima e la guerra in Ucraina poi hanno rappresentato due momenti di grandissimo lavoro per l'Ordine di Malta, con i suoi oltre 90.000 volontari che si sono prodigati in vari angoli del mondo per cercare di portare aiuto, assistenza, cibo e soccorso alle persone in uno stato di bisogno. Siamo presenti ovunque nel mondo, in oltre 120 paesi, per cui questa presenza in Ucraina ha fatto sì che gli interventi di emergenza fossero proprio immediati. Quindi all'indomani dello scoppio della guerra già avevamo dei team medici, team di psicologi per il sostegno psicologico, per la distribuzione di beni umanitari, per la distribuzione di acqua, cibo, coperte, per aiutare la popolazione in fuga dalla guerra. Oggi, tra inquietanti scenari di guerra addirittura nucleare paventata e scenari di crisi economica, è più che mai importante riflettere sulla responsabilità individuale e collettiva. Il Novecento ci ha lasciato in eredità un mondo sicuramente molto più liquido. Sono ormai molte le precarietà dentro cui le nostre vite sono immerse, ma proprio in queste precarietà, in assenza di padri e madri molto forti, è utile e importante ritornare al senso della responsabilità, perché noi siamo le scelte che facciamo. Oggi di questo parlerò a Reinventing. Reinventing Fundraising è un laboratorio di fundraiser con esperienza, giovani fundraiser, aziende che si incontrano per creare nuove prospettive per il fundraising italiano. Reinventing Fundraising è davvero una bella occasione per innanzitutto incontrare colleghi, amici, specie dopo aver trascorso un buon periodo, come dire, rinchiusi in casa o attaccati al computer, ma è soprattutto un'occasione per confrontarsi, raccogliere punti di vista, visioni, perché no, anche confronti sulle nostre attività di raccolta fondi, in una visione poi di appunto reinventing, ovvero di ripensamento e cambiamento, come diceva Paolo Ferrara stamattina, di quelle che possono essere le nostre consuetudini, le nostre attività, sulle quali spesso siamo anche un po' fermi, radicati, e invece questa è davvero un'ottima occasione per fermarsi a riflettere e a confrontarsi. Dunque, grazie Francesco per questa splendida opportunità. Cos'è reinventing? Ripartenza, riconnessione ed è consapevolezza.
quello che ci è successo negli ultimi anni non può non averci cambiato, e quindi come ogni cambiamento richiede anche una nuova ripartenza. Sono contenta e felice di aver partecipato, era tanto tempo che non partecipavo in presenza, questo riconnettermi con le persone, non solo con dei video, è stata la parte più interessante di questa edizione. Grazie. Reinventing quest'anno è stata l'opportunità, diciamo, di confermare alcune idee relativamente al fatto che il no profit deve necessariamente rivedersi, riguardarsi dall'interno, quindi giustamente, diciamo, il tema è quanto sono fluidi i settori profit e no profit tra loro, e lo stimolo, diciamo, in questo caso di Barnett è secondo me molto interessante, perché a questo punto probabilmente la visione è quella di non essere più not for profit sector ma for change sector. Reinventing è un, diciamo, è ormai un appuntamento imprescindibile per noi fundraiser, perché è una, diciamo, un incontro tra persone che lavorano in questo settore, e in particolare quest'anno tra l'altro il tema è appunto come reinventarci per il futuro post-Covid, quindi sono state delle sessioni estremamente interessanti e è bello ritrovarsi in presenza in un contesto anche così dinamico, e quindi davvero un momento in cui ci ritagliamo, diciamo, dello spazio per pensare, per parlare, e si esce sempre con tante idee. Per me reinventing è soprattutto networking e poi spazio per nuove idee, confronto con colleghi e anche l'occasione di rivedere tanti amici. Allora, ciao a tutti, sono Giovanna e per me reinventing è un momento per rimettere in moto le idee, un confronto importante con i colleghi del settore e sicuramente degli spunti molto interessanti per il nostro lavoro. Quindi reinventing per tutti. Reinventing per me significa relazione, innovazione e creatività. Reinventing per me è condivisione, incontrare colleghi, scambi, crescere, è un acceleratore della nostra crescita. Per me reinventing è un momento per poter incontrare persone nuove, fare networking e capire il mondo del fundraising un pochino meglio, un pochino più in profondità. Allora, per me reinventing è un bellissimo momento di network e per capire quali sono i trend futuri. Si parla di innovazione, di cambiamento, di complessità, quindi tutto quello che serve a noi enti del terzo settore per migliorare le nostre azioni per le persone che hanno bisogno di noi. Perché venire al reinventing? Sono sempre contenuti nuovi, persone squisite, e poi si reinventano davvero continuamente con contenuti profondi. Da reinventing mi aspetto di conoscere qualcosa di nuovo, appunto una parte di reinventing, qualche nuova strategia per rimetterci all'opera in un modo diverso e nuovo e profittevole e utile. Partecipo a reinventing per approfondire alcune tematiche che durante il lavoro non ho ancora toccato. Sono nuova nel mondo del fundraising, stamattina ho seguito l'intervento di Rete del Dono sulla parte un po' più digital, e niente, appunto mi aspetto di avere nuovi spunti da poi riutilizzare nel lavoro. È la prima volta che partecipo a reinventing e sono qua perché ho voglia di sentire degli argomenti interessanti sul fundraising e sapere un po' quale sarà, diciamo, il futuro, se qualche spunto interessante sulla raccolta fondi e dove si andrà. Ciao, mi chiamo Laura, mi occupo di consulenza in fundraising e progettazione, e la prima volta reinventing perché conosco il fondatore di Atlantis, Francesco Quistelli, ho lavorato con lui anni fa e mi sembra un'iniziativa particolarmente interessante. Credo che il mondo del fundraising e in generale del terzo settore abbia sempre bisogno di rinnovarsi, di confrontarsi soprattutto, e per quello che ho visto finora, anche se è quasi mattina presto, mi sembra che si sia sulla buona strada.